E sinceramente io sono stato emozionato poche volte dai cani. A volte mi hanno emozionato anche me, ma di rado. Ed ho assegnato in tutta la mia vita di giudice, pensate ho cominciato a fare giudice nel 68, di acqua sotto ponti nel passato, ma nel 68. Dal 68 a oggi io ho dato 4 CAC, certificato di attitudine al campione 4. Quando lo dico qualcuno dice, allora, possibile non ha mai trovato dei cani? È così, perché il valore del certificato di attitudine al campione si dà a soggetti eccellenti, ma che hanno in se stessi la caratteristica di razza, la qualità del cane e nella speranza che siano dei riproduttori, perché di questo abbiamo bisogno. I CAC regalati sono dannosi, capito? Sono dannosi. E io stamani ho detto, se fossi stato giudice, a quella cagna di stamani, visto che ha fatto alla sciotta nemmeno, ha continuato per 200 metri circa ed ha cominciato ad abbaiare, inizialmente con calma, poi probabilmente credo che l'animale si sia dilungato un po', sembrava che quasi un inseguimento oltre che un accostamento. È arrivato allo scopo. Ha fatto un lavoro preciso, perfetto. Ho detto anche a loro, sarei stato portato a dare il CAC perché in ogni fase, in ogni momento, questa cagna ha detto che cosa faceva il cinghiale. Ed è questo che i cani evidenziano quando sono cani davvero. E mi complimento con questi due ragazzi. Amico che è di Rieti, Madonna, ci sono ragazzi di Rieti, ora la gente dirà, errore, il giudice non si deve preoccupare di quello che dice la gente, ma di quello che fa sì, ma di quello che dice la gente no, perché le cose non vanno bene, qualche cosa bisogna dire, ma non sempre è giusto dire qualcosa e non sempre è corretto e veritiero. Quindi il giudice deve passare sopra a tutti i tipi di lamentele e di chiacchiere. L'importante è che faccia le cose coscientemente e il più possibile con la capacità che gli permette di assegnare le qualifiche giuste a chi non è. È chiuso il discorso, le chiacchiere non fanno farina.